Ciao fans! Ciao fans, prima di iniziare il video vero e proprio volevamo farvi vedere bene le nuove magliette che sono in vendita nel nostro shop. Quindi Luna, cosa devono fare? Andare online su Tube Shop Italia, cliccare su The Moon Riders e troveranno la nuova collezione. Ovviamente il link dello shop è in descrizione nel video. Visto che ultimamente non riusciamo a rispondere a tutti i messaggi che ci fate in direct sia su Instagram che su Facebook, abbiamo deciso di raccogliere tutte le domande che ci avete fatto in questa settimana per ritrovarci qua adesso e rispondervi in un video, almeno è più comodo e rimane lì per sempre, così quando e se ci farete di nuovo le stesse domande vi linkiamo il video, che è più comodo. Ah, ok. È una buona soluzione, è un po' come per l'attrezzatura, visto che le domande bene o male erano sempre quelle, abbiamo fatto un video di mezz'ora in cui spieghiamo l'attrezzatura, è lì, e quindi quando ci fate la domanda sull'attrezzatura vi linkiamo il video ed è molto più comodo sia per noi che per voi, così la vedete tutta dal vivo. E quindi qua uguale, facciamo questo video in cui rispondiamo tutte le vostre domande e prima di farlo, come abbiamo già fatto vedere prima, vi facciamo vedere le nuove magliette che sono in vendita nel nostro shop su Tube Shop Italia. Sono online da un paio di settimane, quindi è una collezione totalmente nuova. Sono bellissime ovviamente, sia perché sono nostre, sia perché le mette Luna e sia perché oggettivamente sono fatte veramente bene. La modestia di Buzzini. Abbiamo fatto due linee, una molto più semplice come la mia e una abbiamo un po' riadattato quella vecchia, ecco, diciamo, quindi dietro c'è il logo grande con la luna e la moto, sempre rifatto, ecco. Sì, facciamo vedere. Davanti abbiamo tolto i nostri loghi personali e abbiamo fatto questa scritta colorata, molto bella. Diciamo che ti devi un po' allenare. È il suo bello, però ti devi un po' allenare, sei ancora un po' troppo... Adesso leggeremo le domande e poi o io o Luna vi risponderemo. Però comunque vi diremo sempre e solo la verità. Cosa devo giurare? Una cosa del genere, tipo con la mano sulla Bibbia. La prima domanda è: perché chiamate chi vi segue anche solo occasionalmente fans? Non ha un'eccezione un po' troppo fanatica? Ecco, questa è una delle domande che ci viene fatta più spesso. Si pensa sempre che sia fatta come per menarsela, tipo che siamo famosi, abbiamo i fans e... No, non è così, è assolutamente autoironico. È nato dal fatto che, come iniziamo i video, cioè tutti bella raga, ciao bro, cioè sinceramente anche no. E quindi abbiamo cercato, dai, fanno un po', che, cos'è il gangster, bella bro, cioè... E quindi stavamo cercando un modo nostro, simpatico, per aprire i video, che facesse sia ridere, sia che fosse solo nostro. E quindi a Luna, a un certo punto, dal niente, è venuta fuori questa cosa. E quando l'ho vista la prima volta a distanza in una storia, cioè tipo ho aperto le storie, ho visto che ne aveva fatta una, ho visto questo ciao fans, cioè mi è venuto da ridere perché ho detto ma che cacchio dice? Ciao fans, allora io sto già andando al lavoro, cioè non vorrei dire, non sono a letto. E così poi ridendoci sopra è rimasto e è tramandato negli anni. Ciao fans, scritto anche con più S. Tipo 3 solitamente. Esatto, e tante persone nei commenti ci dicono ma sapete l'inglese? No, perché non si scrive così. Certo che lo sappiamo. E soprattutto non si può usare fans al plurale perché è una parola inglese. Sì, ma chi se ne frega, deve far ridere, deve essere un modo carino di introdurre il video. Non deve essere grammaticalmente corretto. Oltretutto l'inglese lo sappiamo. Tant'è che poi molti ragazzi che abbiamo incontrato ora ci salutano con ciao fans. Tipo li troviamo sui passi, fanno anche loro le storie dicendo ciao fans. Allora guardate con chi sono adesso, The Moon Rider. Che onore, eh? Ciao fans. Ciao fans, vi invito a seguirli perché sono forti. È da una cosa simpatica che comunque cioè, è rimasta nostra nel tempo e c'è chi ha detto che se lo togliamo toglie il follow dal canale. Quindi non lo toglieremo. Perché avevamo optato per Hola Amigos. Però ci hanno detto che è già stato preso. Ah, è già stato preso? Sì, ci hanno linkato un video dicendo è già stato preso, non potete, plagio. E quindi niente. Ah, ok, niente. Non si può. Hi guys. E neanche quello... Ah. Quindi ciao fans e rimarrà nelle generazioni future. Ciao fans. Ciao fans. Siamo arrivati in cima al San Bernardino Pass. Ciao fans, siamo in cima allo Stelvio. Ciao fans, siamo in cima al Col du Galibier. Ciao fans. Ciao fans, ciao siamo fans. In cima al Col dell'Iseran. Ciao fans. Ciao fans. Siamo in cima al Colle dell'Isoard.
Ciao fans, siamo sul passo del Luco Magno. Ciao fans, siamo in cima all'Oberalp Pass. Ciao fans. Ciao fans. 18:30, siamo al San Gottardo. Ciao fans, siamo in cima allo Ulier Pass. Partiamo con le domande un po' più, diciamo, personali per introdurre noi stessi e poi passiamo alle domande un po' più generiche sul mondo delle moto e via discorrendo. Bene, vada con la domanda. Ah, sempre io sono il lettore ufficiale? Sono un po' miope. Ah, ok. La domanda è la seguente. Come vi siete conosciuti e quando avete deciso di andare a convivere? Dato che la storia del come vi siete conosciuti è abbastanza comica, ne racconterò un pezzo io e poi lascerò la parola a Luna perché è giusto sentire il suo punto di vista, che diciamo che me la sono giocata un po' così all'inizio e quindi è giusto sentire anche... Cioè in realtà ha rischiato di sfancularmi direttamente, però comunque è giusto così. Come vi siete conosciuti? La risposta è... Ho comprato prima il 390 io nel 2016 e poi nel 2017 l'ha comprato lei. Quando abbiamo comprato la moto ci siamo iscritti al gruppo Facebook del 390 Italia. Quindi io ero già iscritto da un anno e quando si iscrive una ragazza a quei gruppi e pubblica la foto, gruppi prettamente composti da popolazione volatile, nel senso... diciamo un po' la sagra della salsiccia, quando si iscrive una ragazza e mette la foto, si tipo come se lanci una bistecca in mezzo a una gabbia di leoni, tutti che si avventano. E quindi io ho detto, bah, una bella ragazza bah, che ha preso la moto come nostra, e quindi tipo, non mi ricordo se l'ho chiesto l'amicizia o comunque ho guardato il profilo e ho visto che aveva le foto con un altro, quindi è morta lì perché non ci provo con le ragazze fidanzate. Poi dopo... tempo, l'ho aggiunta anche su Instagram perché mi è uscita nei suggerimenti del tipo potresti conoscere anche, e ho visto che ancora c'erano le foto con un'altra persona e quindi è morta lì. Poi però nel tempo ho visto che praticamente si è lasciata sostanzialmente e ho colto un po' la palla al balzo e le ho scritto un po' di cazzate e parecchie cazzate. E soprattutto le rovinavo le foto con dei commenti senza senso, del tipo c'era una foto di uno stato un po' malinconico, eccetera, tipo il... cosa che dicevi? L'inverno nel cuore, l'estate negli occhi. Ecco, io l'ho risposto, e il termosifone sullo sfondo, quindi cioè proprio partivo così, no? Perché sai, se uno mette il like, mette il cuoricino, cioè lo mettono talmente tante persone che poi si perde nel mucchio, no? Invece le mettevo tipo la faccina che rideva, la faccina arrabbiata come reaction su Facebook e quindi lei diceva, guarda questo idiota, che cosa vuole che mi metta la faccina arrabbiata? Però già così mi aveva notato, il che era il primo step. È tutta una strategia. Sì, no, più che altro ero arrivata al punto di cancellare le foto e rimetterle senza didascalia, perché, cioè, se no continuava a rovinarmi le foto con le sue reazioni... Ecco, però mi avevi notato. Sì, ti avevo notato in negativo, ma sì, esatto. Mi avevi notato. E allora avevo cliccato sul suo profilo e avevo letto il boss dove viveva. Ero andata su Maps, ho detto, ma dove cavolo è questo boss? Cioè, Roberchetto con Induno, cioè, ho detto, ma è Lombardia? Chissà quanti lo conosceranno poi oltretutto, sì, probabilmente nessuno. Cioè, assurdo, infatti niente, ho detto, parte di Varese, ho detto, vabbè, è un po' lontano. Poi dopo in realtà pubblicò una storia facendo una foto a quegli annunci in fondo al giornale, tipo AAA, dove c'era tipo massaggio erotico, cose strane, no? E poi c'era una roba che aveva cerchiato, tipo un'offerta di questa, diciamo, donna a pagamento, che offriva pioggia dorata tra i servizi. E quindi io mi domandavo che cosa fosse la pioggia dorata nella mia ignoranza e innocenza dei tempi. E quindi tipo le ho risposto quella roba, non mi ricordo con cosa ti ho scritto, comunque una stronzata. E poi da lì in realtà, non mi ricordo come, ma ti ho mandato un audio su Messenger. Perché tu a quella roba lì mi hai risposto, siamo andati avanti un po' a scherzarci sulla pioggia dorata. Perché ho cercato su Google e poi gliel'ho spiegato, poi mi ha detto che schifo e poi... E quindi è andato avanti un po', poi il giorno dopo ho fatto una nota vocale su Messenger
E quando ha sentito la voce, ha detto che poi da lì ve lo lascio raccontare a lei, perché diciamo l'introduzione era più mia, però la parte successiva più sua come racconto, perché il mio di come l'ho conosciuta è un po' finito qua. Cioè, giusto sentire la tua prospettiva del peso dorato, eccetera. Allora, io vorrei anche rimembrarti il fatto che inizialmente mi scrisse il suo numero di telefono. Non era proprio inizialmente, era tipo gennaio 2018, quando eri o poco prima che andassi a trovare tua sorella a Forteventura. Quindi non era proprio inizialmente. No, beh, c'era già stato un paio di mesi di abbordamento tipo con l'arpione. Beh, comunque mi scrisse il suo numero di telefono su Messenger, su Instagram, e scrivendomi questo è il mio numero, fanne buon uso. Ecco, da lì in quel momento ero, mi ricordo, in cucina seduta con mia mamma, ho letto il messaggio e ho detto a mia mamma, tutti i magazzi umani. Perché ricordatevi che l'audacia è importante, cioè è meglio ricevere un no e una risata da una cosa del genere che non rimanere nell'ombra e non essere notati, cioè è meglio bam no che non galleggiare e poi essere portati via dalla corrente e poi magari arriva un altro che fa bam e ve la porta via. Esatto. Detto questo, poi dopo siamo andati avanti un po' a parlare e gliel'ho buttata lì della serie, ma se ci vedessimo una sera, solo che nel mentre, dopo che lei ha pensato ma dov'è Robecchetto con Induno, io ho guardato dov'era Bema e ho pensato ma dove cacchio vive questa? Cioè ho guardato su Maps, c'erano 5 case buttate lì nella montagna un po' a caso, una serie di tornanti ad andare su e c'era tipo segnato su Maps ufficio postale. Ho pensato fosse tipo l'ufficio postale del film di Checco Zalone, che era buttato lì in mezzo a questo paese nel nulla, che c'era solo la posta e la banca. Beh, la banca non c'è, c'è no, solo la posta lì. C'è solo la posta. E quindi ho pensato, sì, vabbè, ciao, questa abita a 1 ora e 45 da casa mia, anche se la vedo una volta poi muore lì, perché come fai poi a portare avanti una cosa del genere? Poi ci siamo visti la prima volta a Bellagio, il 24 marzo 2018, che memoria, e ci siamo incrociati a Lecco e poi siamo andati con la mia macchina a Bellagio e ci siamo conosciuti di persona quella volta lì, dopo diciamo un paio di mesi di messaggi vocali, eccetera. Poi da lì, niente, è nato tutto così, quindi. Un paio di mesi? Non credo proprio. Non ti ho scritto gennaio, sì, No, ti scrivo da prima di gennaio. Ma va. E sei andata fuori a gennaio a trovare tua sorella e io ti scrivevo. Mi scrivevi? E il numero di telefono? Ho capito, sì, ma non è che mi scrivevi, cioè mi buttavi delle cagate. Beh, sì, comunque qualcosa facevo, insomma. Sì, certo, sì. Vabbè, comunque sì, ci siamo visti e siamo stati a Bellagio tipo dalle 10 di sera fino alle 5 e mezza di mattina. Una cosa del genere. Sono tornato a casa che c'era già il sole. Sono tornata a casa e c'era mia mamma che mi aspettava sul divano. E ha detto, beh, quindi è andata bene. Esatto. E perché dopo così tante ore o era rapimento o era andata bene. Esatto. E quindi questo è come ci siamo conosciuti. E poi l'andare a convivere in realtà è frutto di varie cose, ma principalmente della distanza. Perché cioè, era un po' complicato portare avanti una relazione a 150 chilometri, soprattutto considerando che lei in quel periodo lavorava tutti i weekend e quindi era il momento in cui ci si poteva vedere in realtà, ma lei lavorava e quindi dopo 6 mesi neanche abbiamo preso casa insieme. Pare che abbiamo preso casa? Sì. Abbiamo preso casa insieme? Ah, vedi? Incredibile, com'è? Bellissima. Sei contenta? Perché quando una cosa funziona lo vedi da subito, è inutile stare qua a tirarla per le lunghe e dire vediamo, non c'è niente da vedere, o va o non va, e con lei andava, mentre in passato, anche dopo tanto tempo, non sarei mai uscito di casa, figuratevi, stavo così bene a casa mia. Allora, ci chiedete quando e quale sarà il nostro prossimo viaggio? Prossimo? Il nostro prossimo viaggio. Ah, ok. Allora, in moto o non in moto? Diciamoli entrambi. Entrambi. Allora, quando non si sa, perché siamo in zona rossa e finché Beppe non decide più di tirarci. Più che altro, sì, ma vedendola un po' in prospettiva più ampia, al di là dell'Italia, il problema è che qua la situazione fa un po' schifo ovunque, quindi cioè, il prossimo viaggio in Italia, prossimo viaggio non in Italia, più grande ancora. Esatto. Dove abbiamo lasciato in sospeso
La Francia. No, dove? In moto la Sardegna. Perché quest'anno l'idea del giro in moto figo era quello di andare in Sardegna una settimana. E, però siamo andati in Sardegna una settimana, ma in macchina. Bene, fans, il sole sta tramontando. Luna Colombo ritira l'ombrellone. Senza parlare, ma molto bene. Sono esperta nell'infilare le cose. Ah, tu sei l'esperta nell'infilare le cose? Beh, c'è quel quadro che non cosa in questa redazione. Perché l'idea era che i miei ci avrebbero portato giù tutti i vestiti, eccetera, e noi saremmo andati giù in moto dopo con già giù tutto, perché caricare troppa roba sul 390 è impossibile, quindi veniva comodo per quello. Però è saltato tutto perché Luna lavorava su Abema, i miei sono andati ad agosto, per lei prendere ferie ad agosto era impossibile. Però i miei quest'anno l'hanno comprata la casa in Sardegna, quindi dall'anno prossimo abbiamo la casa in Sardegna. E quindi il prossimo viaggio in moto sarà in Sardegna perché abbiamo la casa là. Giusto. E quindi avremo già vestiti un po' di roba là e quindi possiamo anche scendere solo con il casco, la tuta, uno zainetto con dentro due robe, tipo l'attrezzatura, però là poi troviamo già tutto, perciò il prossimo viaggio in moto direi questo. E poi abbiamo un'idea di un giro in Francia allungandolo fino alle gole del Verdon, però servono 3 giorni e quest'anno non ce l'abbiamo fatta, quindi questi due. Non in moto, saremmo dovuti andare a Zanzibar quest'estate, però fortunatamente non prenotammo, e poi pochi giorni dopo che non prenotammo, ma eravamo lì per prenotare, è scoppiato tutto. E quindi meno male che non avevamo prenotato, avremmo preso il voucher, e però intanto 3.600 euro avevano preso il volo. Esatto. Quindi è andata bene così, però prossimo viaggio andiamo lì. Sì. L'idea è quella di andare a Zanzibar. Poi ci hanno chiesto di dove siete, ma abbiamo già un po' risposto con la domanda prima. Comunque sono nato a Cuggiono, che è in provincia di Milano, e ho vissuto la maggior parte della mia vita a Robecchetto, sempre in provincia di Milano. Ok, posso introdurre la mia vita? Tu però fai una sintesi perché è abbastanza lunga. Allora, sedetevi perché è lunga. Quindi sono nata a Erba, in provincia di Como. Dopodiché ho avuto vari trasferimenti, tipo Lecco, Colle Brianza, Montevecchia, Venezuela. Poi sono tornata con le Brianza. Poi sono andata a Colico, provincia di Lecco, sul lago. E dopodiché mi sono stabilita definitivamente a Bema, in provincia di Sondrio. E poi adesso siamo qua. Che non si può dire dove per la privacy. Vabbè, siamo... siamo comunque in provincia di Milano, ma non vi diremo il comune esatto perché preferiamo mantenere quell'alone di mistero. No, anche perché poi i comuni sono piccoli, un attimo che ci si trova in giro o che ci vengono a cercare tipo ex fidanzati, ex fidanzate, cose insomma un po' così, un po' meglio mantenere un alone di mistero. Poi ci è stato chiesto cosa ne pensiamo del bike rally. Ma cos'è? Luna, vuoi rispondere tu? Non so cos'è. Aspettate un attimo che cerchiamo cos'è il bike rally. Sono uscite delle immagini di ciclette. Ma quello mica era... è una sorta di mountain bike nei boschi. Non lo sappiamo perché non l'abbiamo mai fatto. Cioè in realtà prima di prendere la moto la domenica mi capitava di uscire in mountain bike nei boschi, quindi in realtà è una cosa che mi piace, solo che poi ho preso la moto e le giornate sono di 24 ore e il weekend è composto solo da 2 giorni e quindi ho dovuto fare delle scelte e la mountain bike è finita in garage appesa al soffitto dei miei genitori. Poi c'è una domanda che può essere accorpata con un'altra domanda perché è stata fatta da più persone, che è: quando vi è nata la passione per le moto e da quanto condividete la passione per le moto? Che è un po', insomma, la stessa domanda. Vai Luna, raccontagli quando ti è venuta la passione per le moto. Ma allora, io penso di avercela sempre avuta. Mi ricordo che, vabbè, mio papà ha sempre avuto le moto. Aveva pure le stradali, cioè era fighissimo. Ho delle foto da piccola che ero su... cioè mio papà che mi teneva sulla moto... e mi è sempre piaciuto Valentino Rossi. Mi ricordo che guardavo il motomondiale anche da piccola, giocavo con mio cugino, penso che avrò avuto 10-11 anni, alla PlayStation, al gioco di MotoGP. E quindi non è che ho un momento in cui mi è nata, ce l'ho sempre avuta questa passione. Qualcosa nella vita di tuo cugino deve essere andato storto visto che guida uno scooter.
Salutiamo Matteo. Ci dispiace per te. E invece a me la passione per le moto, sì, anch'io in realtà da che mi ricordi l'ho sempre avuta, nel senso che la prima moto che ho avuto è stato il Super Tenere a 3 anni, quello elettrico. Metti in moto l'avventura e cavalli a Tenere, al galoppo senti il vento, corri incontro a Tenere, vivi dentro l'avventura, salta in sella Tenere, cavalca Tenere, Tenere è Peg Perego. E cioè non è che è una vera e propria moto, però per un bambino di 3 anni avere... andavo senza rotelle subito. Avere quella moto lì, avevo 2 marce, addirittura c'è lo switch sotto al serbatoio, potevi mettere la marcia veloce o la marcia lenta. E marcia veloce scannava, eh. L'usavo in cortile dei miei genitori e mi facevo tutto il giro intorno alla casa, è fighissima. Poi andavo in campagna, perché avevo la casa proprio in mezzo alla campagna, uscivo in campagna con mio papà, col Super Tenere, e lui col pastore tedesco, andavamo a fare le passeggiate. E avevo anche la Super Gaucho, che era quella Jeep, alternavo un po' Jeep, un po' Super Tenere. Quindi da lì poi, anche io mi ricordo tutte le foto sulle moto al mare, tipo che vedevo la gente in moto, mi fermavo, mi mettevano sulla moto. E poi da lì c'è stato il periodo in cui i genitori ovviamente dicono no, la moto è pericolosa, ti fai male, quindi finché vivi sotto il mio tetto non la compri. Poi in realtà non è andata così. Mio padre ha ereditato un Burman 400. Sì, purtroppo mio padre è un Burman e vabbè, cosa devo fare? Tutti hanno delle disgrazie in famiglia, a me è capitata questa. Poteva andarmi decisamente peggio, però mi sarebbe piaciuto avesse anche lui una moto per uscire insieme. Da mio zio, che non lo usava più, e quindi lui e mia madre hanno iniziato ad andare tipo a fare il giretto al lago la domenica, prendere gelato. Dicevo, scusami, voi andate in giro con la moto e io non posso comprarmela. E lì mia madre mi disse, beh, ormai lavori, con i tuoi soldi fai quello che vuoi. E niente, la settimana dopo ero in concessionario a prendere la moto. Questa è un po' la storia. La mia storia più vincente, perché io non ho neanche detto ai miei genitori che compravo la moto. Ma tu sei ribelle. L'ho vista su Facebook, ma l'avevo già vista su un passo di montagna, anni prima. E avevo già detto a quel tempo che quella sarebbe stata la mia moto. Vabbè, comunque l'ho vista su Facebook, l'ho cercata su Subito e l'ho presa. Nel giro di una settimana. E poi da quanto condividiamo la passione, in realtà dall'inizio, nel senso che ci siamo conosciuti per quello e da subito abbiamo iniziato ad andare in giro insieme. E niente, adesso in realtà dovremmo salutarci, ma siccome che io sono curioso di vedere dove abita andrò fino a casa sua lo stesso. E poi oltretutto vi faccio notare l'estrema comodità di non avere la tipa a casa che vi aspetta mentre siete in giro in moto, che poi vi rompe le palle. Dove sei? È tardi? Sembra lo ritornare? Ciao fans, vi dico solo ore 22:30, siamo a Colico al benzinaio, non siamo ancora ritornati a Bema. Da questa mattina alle 9:15 che siamo partiti. E quante ore sei in giro? E ma guardi solo i tuoi amici? E con me non ci stai mai? Invece così... non c'è nessun tipo di problema, torni alle 11, tanto sei con lei, esci di casa alle 9, tanto sei con lei, stai in giro tutto il giorno, tanto sei con lei, e si evitano un sacco di discussioni, perché in passato ne ho avute molte, e dicevo, mi rompere le palle, voglio uscire in moto, e invece adesso non c'è più neanche questo tipo di problema, anzi, forse è più lei che mi dice, allora, questo weekend non usciamo, e vai, usciamo, cioè... per dire, no, come vi svolta la vita questa cosa. Quindi vi consiglio di cercare nei gruppi Facebook, di lanciare e poi di... Poi ci hanno chiesto quando faremo un video top speed con la moto e con la macchina. A parte che o andiamo sulle autobahn o non ci piace molto fare queste cose un po' così troppo ribelli e che danno troppo nell'occhio. Comunque, giusto per dire, la macchina non va veramente un tubo. E la moto di limitatore fa 179. Ma perché l'ho visto su internet, non l'ho fatto io. Allora, prossima domanda. Luna Colombo, voglio proporti la rubrica Eros Buzzini fa cose. Ma potrei anche... Perché sapete, famosa Luna Colombo fa il pane, Luna Colombo passa l'aspirapolvere, Luna Colombo eccetera eccetera. Sì, è un tormento. Luna Colombo prova i materassi, Luna Colombo passa l'aspirapolvere. Ma allora... Tra l'altro so che quando... lo leggono anche scritto, ormai lo leggono col mio timbro di voce, perché è entrato talmente tanto nella Luna Colombo. Dovreste farlo anche voi a casa con le vostre consorti, mentre tipo fa il bucato, andate da dietro col telefono e dite il nome, fa il bucato e vedete come reagisce. Se ride è un buon segno, se vi lancia il cesto della biancheria sporca in testa
non fatelo più. Più probabile che ti lanciano qualcosa in testa. Però bisognerebbe provare. Beh, comunque potrei introdurla. Ero sbuzzini fa cose. Il problema è che dovrei sempre star lì tutto il giorno a filmarlo, perché cioè non si ferma un attimo sto ragazzo. Ogni... È vero. Oh, sì, oppure, vabbè, ti dovrei sempre riprendere davanti al PC, perché passa 24 ore su 24 davanti a quel computer. E tra il lavoro, che comunque alla fine sto davanti al computer, e il post lavoro in cui comunque sto davanti al computer, sì, sto tanto tempo davanti al computer. E infatti sei cieco ormai. Ma quello in realtà me lo porto avanti dalle scuole medie, dove studiavo, cioè... studiavo tanto. Era uno studioso, quindi... tipo Aristotele, Galileo, tutte quelle persone lì strane. E quindi la miopia mi è venuta alle medie in realtà, non per il computer adesso. Poi, giusto per spezzare, segnaliamo anche il mi fa sempre piacere vedervi. Grazie. Cioè dipende in che contesto ci vedi in realtà, perché se ci spi tipo da dietro la siepe è un po' inquietante. Se ci vedi sui social invece grazie. No, bisognerebbe specificare, perché magari uno lì ha postato col binocolo, cioè sa dove abitiamo e ci guarda tipo da dietro la collina col binocolo e così mi fa piacere vedervi, so, cioè bisogna, invece se ci fa monetizzare su YouTube è un piacere anche per noi. Ma che ansia, cioè veramente, boh. Concludiamo con un fans che ci dice mi fa tanto piacere vedere i vostri video e quindi ve ne abbiamo fatto uno nuovo adesso da guardare. Concludi con un ciao fans. Ciao fans! Ci vediamo non so quando con un nuovo video. E iscrivetevi perché c'è il 70% di view dei non iscritti. Invece se vi iscrivete meglio.